La Giunta regionale prevista per mercoledì della prossima settimana delibererà una modifica alla legge del 1992 approvata dall'Assemblea regionale siciliana che consentirà di poter sanare la situazione per quei cittadini che si trovano ad occupare alloggi popolari senza formale assegnazione se questi hanno i titoli per poter essere beneficiari di un alloggio popolare. Lo ha annunciato il presidente della regione siciliana ilgelese Rosario Crocetta. Crocetta chiederà al presidente Ardizzone, alla commissione competente e ai capigruppo di prevedere la trattazione urgente in una fase economica e sociale preoccupante. Se gli occupanti di abitazioni popolari, anche se non formalmente assegnatari di case, hanno la possibilità, hanno diritto comunque a entrare negli elenchi di coloro che possono soffrire di un alloggio popolare perché indigenti, perché disoccupati, perché in condizioni gravi economiche, allora e ci abitano da diversi anni. Dovremmo dare la possibilità a queste persone di sanare la loro situazione, altrimenti si genera un caos sociale incredibile in una fase anche molto difficile dell'economia. Cioè, anche perché quale sarebbe il vantaggio di sfrattare un indigente? Quello è il fatto che poi magari attualmente paga l'abitazione con l'affitto e poi il comune gli deve pagare l'alloggio perché in qualche posto lo deve collocare, ci sono bambini, ci sono minori, ci sono situazioni anche terribili dal punto di vista sociale. Quindi un invito a tutti di non accelerare una sorta di caos sociale che verrebbe pagato poi dalla tranquillità della città e anche da tante famiglie. Io la norma è chiara, mica la faccio per Genova, la faccio anche per Genova, ma la faccio per tutta la Sicilia. È chiaro che chiederò la cooperazione a tutti i gruppi politici parlamentari per poter fare rapidamente questa legge, però è chiaro che noi dobbiamo, nel frattempo chiamerò anche il sindaco e il presidente del consiglio comunale perché si adoperino anche a tranquillizzare un po' la vicenda, magari rallentando la mossa degli sfratti in attesa che si adotti questo disegno di legge.